I nostri italiani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Bentrovati in questa prima puntata del 2014 ai nostri italiani nel mondo. Un saluto da Pino D'Elia qui a Radio Alfa e oggi vogliamo iniziare alla grande con un nuovo paese che andiamo a scoprire grazie ad un amico, un nostro conoscente, Francesco Manfredi, maestro pasticciere originario di Teggiano in provincia di Salerno, che ha cambiato il suo luogo da New York, si è trasferito da qualche mese in California, nella splendida California, a San Diego in particolare. Lo saluto subito. Franco, come va? Ciao Pino, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Abbiamo appena iniziato il nuovo anno, quindi insomma si parte con i migliori auspici e naturalmente a te gli auspici di avere grande successo con questa tua nuova attività, una pasticceria che hai rilevato appunto da un paio di mesi con un altro socio. Come si chiama intanto il tuo negozio di pasticceria? Sì, allora il nuovo posto si chiama Sweetly Bakery and Bistro. Abbiamo scelto questo nuovo nome, Sweet Italy, come Dolce Italia, però l'abbiamo tradotto così, Sweetly. Veramente questa è proprio, come si dice, anno nuovo, vita nuova, proprio veramente vita nuova. Sì, 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 infatti. Ecco, sì. Ti volevo chiedere... San Diego, California, molti hanno imparato a conoscere questo posto dai telefilm anche di qualche anno fa, ma anche per le canzoni famose, insomma, della California, che ci ricordano la California. Intanto ci sono 9 ore di distanza e poi un capodanno al sole, perché il tempo lì è bello, giusto? Sì, sì, guarda, questa è stata la cosa che più, diciamo, ci ha colpito a me e alla mia famiglia, perché di solito Natale con la neve, freddo, invece quest'anno è stato Natale e Capodanno proprio caldissimo, maglietta, proprio da mare. Sì, sì. Infatti come il posto proprio che abbiamo aperto qua è proprio sul mare, quindi diciamo due isolati dalla spiaggia con tutte le barche. Quindi turisti, e poi ti voglio chiedere la presenza di italiani com'è? Ci sono molti italiani? A dire la verità non molti qua, nella zona dove abbiamo aperto il posto, perché, ripeto, come visto che ci sono parecchie barche, la gente, diciamo, più turisti italiani non molto, però diciamo quelli che ci sono riescono a scoprire, diciamo, i sapori italiani, che quindi chiedono cose italiane. Bene o male tutti sono alla ricerca di gusti italiani. Quindi nella tua Sweet Italy cosa proponi? Insomma, i dolci tipici dei nostri posti, ma naturalmente c'è bisogno anche di inventiva, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Anche se qua, diciamo, posso dire che è un po' più facile rispetto a New York, perché non c'è concorrenza, diciamo, tutto quello che fai per loro è tutta novità, quindi puoi iniziare, diciamo, da capo di nuovo e fare di nuovo una linea nuova, quindi diciamo è tutto nelle tue mani e nella tua fantasia, diciamo. Ecco Franco, tu sei con un socio, ecco, com'è nata l'idea di andare a San Diego, di intraprendere una nuova attività proprio in questo bel posto? Beh, diciamo, non voglio allungare troppo la storia, però diciamo ho deciso di andare con questo ragazzo perché ha fatto la scuola di pasticceria, è venuto a fare l'internship con me a New York, però visto e considerato che New York con gli affitti troppo alti, troppa concorrenza, lui abitava qua a San Diego, abbiamo optato per questo nuovo mondo, diciamo, più facile da scoprire, visto che non, come detto prima, non c'è molta concorrenza, quindi, e poi in questo settore meglio due persone che da solo, perché ci sono un sacco di cose da fare. Sì. È sempre meglio avere una spalla, diciamo. Come no, si lavora tanto naturalmente in un negozio di proprietà, quindi ecco, quindi grazie a questo tuo socio hai scoperto questa località dove c'è molto spazio per questa tua attività che richiede naturalmente molta inventiva, come dicevo già prima. Franco, quindi 2014 si apre all'insegna della novità sicuramente per te.
Esatto, sì, sì. Tutto nuovo, vita nuova, posto nuovo, diciamo veramente un cambiamento di vita proprio totale. Benissimo. Franco, naturalmente ti auguro davvero tanta fortuna a te, anche a tua moglie Maika e ai tuoi due figli. Noi ci ritroveremo perché ogni tanto poi ti chiamerò, ti chiederò come va lì a San Diego, California. Allora, buon anno, buon 2014 e a presto. Ciao. Bene, grazie, un abbraccio a tutti. Ciao Franco, ciao. Ed è tutto per questa puntata dei nostri italiani nel mondo. Oggi siamo stati a San Diego, California, con Francesco Manfredi, il nostro carissimo amico pasticciere. Alla prossima settimana, alla stessa ora, qui a Radio Alfa.